Buongiorno, anche oggi vi presento un esempio di grafie, ma relativo a un altro settore di cui si occupa la grafologia, che è il settore giudiziario. E quindi cosa utilizziamo? Vediamo direttamente con degli esempi di grafie come si può effettuare, come si procede in una perizia grafologica. E quindi, ovvero una comparazione di scritture, firme, documenti scritti. E specifico perizia grafologica, non calligrafica. Ora questi due termini sono spesso confusi, anche se non si usa più perizia calligrafica, perché se traduciamo i due termini possiamo vedere come calligrafia significa bella grafia, perché la perizia calligrafica si ferma sull'aspetto esteriore, estetico delle lettere, quindi va a comparare, a confrontare le forme estetiche, che tra l'altro sono quelle più facilmente imitabili. La grafologia, il termine significa grafia, logia, studio, ragionamento sulla grafia. E come la studiamo? Studiamo da un punto di vista dinamico, di movimento, che è quello che contraddistingue ogni grafia e ogni... Per individuare il movimento della scrittura, quindi esistono diversi parametri, quelli che noi chiamiamo sostanziali o strutturali, perché sono quelli che caratterizzano lo scheletro della grafia. Può subire delle lievi modificazioni anche dovute, oltre che all'età, delle patologie, ma rimane la struttura sempre la stessa. Quindi sono importanti quei parametri che ci delineano la struttura della scrittura, che contraddistingue quell'individuo e nessun altro. Un cenno di questi parametri, dicevo, possiamo vederlo negli esempi che vi propongo. Uno è l'andamento delle lettere sul rigo di scrittura e l'altro è la pressione grafica. Ho scelto questi due parametri perché sono abbastanza semplici da individuare. Per quanto riguarda l'andamento sul rigo di scrittura, come dicevo in un'altra occasione, anche se non è presente la linea inchiostrata, cioè se scriviamo, anche se scriviamo su un foglio completamente bianco, quando si scrive, ognuno di noi crea inconsapevolmente una linea virtuale che si crea, che viene delineata con l'impatto del risvolto inferiore delle lettere mentre tracciamo la scrittura. E in questa prima grafia, per esempio, possiamo vedere come le lettere invece si muovono in maniera un po' sconnessa, disordinata, vanno, se guardate bene, no? Un po' verso l'alto, verso il basso, sono presenti delle ondulazioni più o meno vistose. Nella seconda scrittura è ben visibile come queste lettere invece riescano a tracciare un rigo quasi rettilineo. È ben evidente la differenza. Sono esempi eclatanti, ho scelto appunto i due estremi per rendere meglio l'idea. Naturalmente nel mezzo ci sono delle modalità di esecuzione diverse modalità, diversi gradi di questi due opposti. Un altro parametro, dicevo, strutturale è quello che ci è fornito dalla pressione grafica. Cos'è la pressione grafica? È quella forza premente, quella forza che mettiamo nello scrivere, lasciando a volte un solco anche piuttosto evidente anche al contatto, lo possiamo proprio sentire toccando il foglio di carta. Altre volte invece si sfiora appena il foglio di carta. Anche in queste grafie possiamo vedere due opposti. La prima che vi propongo è vergata con un tratto molto scuro, marcato. È da questo colore così nero che capiamo quanto si è premuto, quanto forte si è premuto nel tracciare le lettere. Nella seconda grafia, all'opposto, i tratti sono molto più sottili, più leggeri. Dunque è stata impressa una forza decisamente minore. Anche questi sono accenni, di esempi, appena accenni che si inseriscono in una vasta gamma di modalità di esecuzione di questo stesso parametro. Altri parametri, ad esempio, sono il ritmo grafico, sono più difficili, come il ritmo grafico un pochino più difficile da individuare, ci vuole un pochino più di allenamento, oppure la distanza tra le lettere, cioè tra una lettera e l'altra, o tra una parola e l'altra.
la modalità di collegamento tra una lettera e l'altra. Sono tutte modalità inimitabili, soprattutto impossibili da tenere presente tutti insieme contemporaneamente.